Mamma!
Quattro divisi. Quattro soldati che chiudono. Chiudetevi, chiudetevi qui. Mi metto innanzi a te. Che tu sei più alto, ma vai. Senti anche questi vedo sempre. Che? Vedo sempre. Mi vuoi vedere anche da qua? Procuratore, secondo il nostro giudizio, quest'uomo, Gesù di Nazareth, torce i nostri principi più sacri e minaccia il rapporto tra Dio e il suo popolo, suscitando confusione, sgomento, bestemmie. Non posso occuparmi di tutti quelli che cavillano sulla religione di Israele. Il mio compito è quello di far rispettare Roma e la sua giustizia. Lo sappiamo, procuratore, ma quest'uomo minaccia anche il rispetto dell'ordine. Se non si trattasse di un criminale, non l'avremmo portato qui. Si fa chiamare il Cristo, che significa l'unto dal Signore. Sì, grazie. Conosco anch'io un po' di greco, ma che ha fatto d'altro? Ha parlato contro l'imperatore, ha parlato contro Roma. Procuratore, non apertamente. Non apertamente, allora è un vostro problema e bisogna giudicarlo secondo la vostra legge. Procuratore, per noi quest'uomo è un bestemmiatore. Se potessimo applicare la nostra legge, avremmo il diritto di erogare la punizione che la legge di Mosè stabilizza per chi bestemmia. Ha fatto un trionfale ingresso a Gerusalemme, proclamandosi il re dei Giudei. Una verità che noi gli contestiamo. Re dei Giudei, qualunque altra cosa abbia fatto, questa affermazione è un delitto. È vero, è vero. D'accordo, allora vediamolo il vostro Gesù. Non è il nostro. Non è il nostro. E allora di chi è? Di chi? Portatelo qui, fatelo entrare. E questo l'uomo che considerate tanto pericoloso, sarebbe questo l'uomo che dichiara di essere re. Avanti, di qualcosa. Dunque, i saggi del Sinedrio affermano che predichi false dottrine, anche di essere il re dei Giudei. Sei davvero il re dei Giudei? Se il mio regno fosse di questo mondo, il mio popolo non avrebbe esitato a combattere per liberarmi. Oh, tu parli? Allora sarai sicuramente un re. Sì, lo sono. Per questo sono venuto al mondo, per testimoniare la verità. Chiunque cerca la verità
ascolta la mia voce. E qual è questa verità? Quest'uomo è un sognatore, non è un criminale. Portatelo via e fatelo frustare. Coglierà, così si riconderà della giustizia romana. Ti rendi conto che ho il potere di rilasciarti o di farti crocifiggere? Quale potere avresti? Dimmi, se non ti fosse stato dato, da chi sta sopra di te? Quintilio! Esiste ancora quella consuetudine? In occasione della Pasqua, il procuratore può liberare un prigioniero già condannato a morte come atto di clemenza. Sì, certo, esiste ancora. E noi abbiamo due prigionieri, Barabba e Gesù di Nazareth. Che scelga il popolo. D'altronde, se non accontentiamo i saggi del Sinedrio, diventerà sempre più difficile governare questo paese. Ecco la mia decisione, che scelga il popolo. Sua magnanimità e benevolenza, l'imperatore ha deciso che l'usanza di liberare un prigioniero già condannato a morte sia ripristinata per onorare la vostra Pasqua. Abbiamo due prigionieri, Gesù di Nazareth, accusato di ribellione per essersi proclamato re dei Giudei. L'altro, Barabba, accusato di sedizione e ferimento di un soldato di Roma. Quale dei due criminali volete che sia messo in libertà? Gesù di Nazareth, che si dichiara
vostro re o Barabba? Barabba! Barabba! Gesù! E allora che sia scritto che Gesù di Nazareth, altevole di lesa maestà, è condannato a essere crocefisso.